Pace a voi, fratelli e sorelle, attraverso la pagina evangelica che abbiamo ascoltato, diamo inizio a questo triduo in preparazione alla solennità del Sacro Cuore di Gesù. E il Vangelo che abbiamo ascoltato ci consegna due potenti immagini che rendono l'idea di cosa dovremmo essere noi nel mondo. Gesù dice sale e luce. E la caratteristica del sale e della luce consiste nella loro invisibilità, non si vede. Il sale, infatti, dà sapore solo quando si scioglie nella minestra e non si vede più. Non è utile il sale al di fuori della minestra, anzi il sapore non è buono e fa male. E quindi ci si accorge della presenza del sale solo quando diventa invisibile. E quindi la fede, e quindi anche la testimonianza della fede, allo stesso modo sono significative soltanto quando scompaiono, quando non si vedono, cioè quando non si vede chi ha fede e chi vive quella testimonianza, ma si vedono le opere, perché dice il Gesù, guardando le opere rendano gloria a Dio. È interessante questo, allora. Ci dobbiamo fare delle domande su come viviamo la nostra fede, su come viviamo anche la nostra testimonianza. Un medico cristiano è riconoscibile dalla qualità del suo atteggiamento cristiano, non se è bravo o non è bravo, certo, deve essere anche bravo, ma la sua appartenenza a Cristo si vede dalla qualità del suo modo di stare accanto al malato. Una madre cristiana la si riconosce dalla tenerezza con la quale è capace di stare accanto ai propri figli. Un cristiano, ovunque si trovi, non può lasciare le cose uguali. Se un cristiano che crede veramente lascia le cose uguali, non è un cristiano. Invece noi siamo chiamati come il sale ad entrare in una realtà, come la luce, ad entrare in una realtà e a cambiarla, a portare il sapore nuovo. Se le cose rimangono uguali, quale differenza c'è tra noi che crediamo e uno che non crede? Qual è la differenza? La differenza la fa il sapore delle relazioni e la luce che traspare dagli occhi di quel papà, di quella madre, di quella cristiana che in casa, nell'ambito del lavoro, nella società, fa risplendere la luce di Cristo. In questo senso, allora, il cristianesimo non è tanto piantare delle bandierine di conquista. Dice, abbiamo conquistato quel giovane, abbiamo conquistato quella famiglia, abbiamo conquistato quella realtà. Ma il cristianesimo ha la pazienza di trasformare dal di dentro le cose, come ci ha insegnato il serafico padre San Francesco, che ha portato sapore e luce al di dentro, dal di dentro, non da fuori, non giudicando, da dentro si cambiano le cose. Allora ha ragione Papa Benedetto XVI, il quale dice che il cristianesimo si propaga non per proselitismo, ma per attrazione. Bellissima questa immagine. Dobbiamo attrarre, e chi sta accanto a noi dovrebbe sentire il profumo di Cristo, dovrebbe vedere la luce negli occhi che brilla e che dice l'appartenenza a Cristo, dovrebbe sentire il sapore del Vangelo. Allora, dobbiamo chiederci questa sera, a partire da questo, da quanto Gesù ci consegna, che significa per noi oggi credere, confidare, vivere all'ombra di quel battito che abbiamo adorato, di quel cuore pulsante che è il cuore di Gesù. Che significa per noi oggi? Forse significa vivere di pratiche, vivere di devozione, o piuttosto fermarsi a contemplare il cuore di Gesù, cioè fermarsi a contemplare il fatto che Dio si è fatto uomo per permetterci di toccare quel cuore, per permetterci di essere più umani nelle nostre relazioni.
Ecco, che cos'è il cuore di Gesù? Noi ce lo dobbiamo chiedere in queste sere, per questo ci prepariamo, perché quella festa che celebreremo venerdì è una festa importante ed è una festa potente che porta in sé delle promesse che, se non capiamo, rischiamo di vivere come pratica devozionale che non lasciano niente dentro di noi. Allora, anzitutto vorrei partire da un'immagine biblica per capire che cos'è il cuore di Gesù. E questa immagine è la croce di Gesù. Gesù muore sulla croce, ma il centurione, per assicurarsi che veramente è morto, con la lancia dà un colpo al costato. E da quel costato, noi sappiamo che Giovanni era presente, vede, racconta, dice, uscì sangue ed acqua. Questo sapete che cosa significa dal punto di vista biologico? Che Gesù era già morto e che gli elementi del sangue cominciavano a separarsi, per cui uscì il siero e uscì quel poco di sangue che ancora gli era rimasto. Allora guardate, Gesù muore con il costato aperto, cioè quello che dà a vedere da ultimo di se stesso è il suo cuore. Questa è un'immagine stupenda, ma anche tremenda, che dovrebbe farci tremare. Perché che cos'è il cuore? Per noi il cuore è il segno della vita. Noi sappiamo che se si ferma il cuore, si ferma la vita. È la parte più profonda di noi, il cuore. È la sede degli affetti, la sede dei sentimenti. È la sede e il luogo dell'amore. E da sempre, quando qualcuno ama, dice ti do il mio cuore. Cioè, a dire, dare il cuore a qualcuno significa aver fatto l'impossibile per quella persona, fino a donare il cuore, perché il cuore dice tutto, perché se si ferma il cuore si ferma tutto. Allora dare il cuore significa, e Gesù ci dà il cuore, significa tu sei importante per me. Io ti do tutto quello che ho e tutto quello che sono, ti do accesso alla mia interiorità. Noi quando ti diciamo ti do il cuore, ti do accesso alla mia interiorità, ti do tutto quello che vuoi. Perché dire ti amo a una persona, dire ti amo a qualcuno, significa dire ti do il cuore. Significa rendersi assolutamente vulnerabili alla ferita dell'amore. Ecco, quella ferita dice che Gesù ha realmente amato. Chi ama veramente soffre. Non è vero che l'amore è poesia. L'amore inizia con la poesia, ma finisce sulla croce, perché l'amore vero passa dalla ferita, perché chi ama dona tutto se stesso e si apre alla vulnerabilità che qualcuno che non capisce, non comprende, possa rendersi conto se quell'amore è vero. E che fa? Ti dà un colpo di lancia che fa sanguinare quel cuore, che fa sanguinare quel costato. Allora Dio si fa uomo, e Dio si fa uomo per noi, per dirci, e concludo, per dirci proprio questo: io ti amo. Io ti amo davvero tanto, di me non è rimasto niente, ti ho dato fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultimo respiro. È bellissima questa immagine con cui si chiude la drammatica esperienza di Gesù sulla croce, un uomo che ha un costato dal quale noi possiamo guardare il suo cuore, un cuore che mostra, un cuore che ama, un cuore che continua a palpitare per ciascuno di noi. Allora prendiamocelo questo cuore. Amiamolo questo cuore e chiediamo che il nostro cuore sia un po', poco poco, simile al suo. Sia lodato Gesù Cristo.